non funziona il nostro sistema di ripresa di audio-video. Per cui, in maniera straordinaria, abbiamo parlato con il direttore di Radio Studio 95, il quale ci fornisce la sua registrazione e ci autorizza insomma, a utilizzare le registrazioni della propria emittente televisiva. Per questo ringraziamo Radio Studio 95. E un applauso particolare a Radio Studio 95 sempre per la presenza dei suoi inviati a Sanremo. Infatti è un ringraziamento a Studio 95 e a Antonella Pantaglio, Dario Moreo e Fabio Giussunetti che si trovano tutto a Sanremo. E molti personaggi famosi pure stanno salutando tra virgolette il nostro comune, è una, per noi è una cosa di grande valore, è qualcosa che ci dà lustro e porta anche un nuovo merito anche fuori sede. Quindi grazie Studio 95 per quanto state facendo. Detto ciò, possiamo passare alle comunicazioni del sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti e sorgo all'augurio al neo segretario della professoressa Antonella Mussolini. Ieri sono stato in prefettura, abbiamo siglato, questa è la prima comunicazione, abbiamo siglato assieme a tutte le autorità Capetto, al dottor presidente del Tribunale dei Minori, il dottor Di Bella, quale ci siamo visti spesso e sentiti in questa settimana, ai presidenti degli ordini degli avvocati di Reggio, Nordi, insomma tutta la magistratura, anche abbiamo firmato il rinnovo del protocollo d'intesa stipulato presso il Palazzo di Governo di Reggio Calabria il 15 luglio 2014 per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell'ambito della provincia di Reggio Calabria. Fra breve noi sarà nostra cura fare una serie di iniziative e un incontro presso il comune a cura, sarà curato dall'assessore per politica sociale della dottoressa Patrizia Ebrea. Passiamo subito alla seconda comunicazione e di oggi la pubblicazione della condetermina numero 4 dell'Ufficio Patrimonio, Pianificazione e Gestione del Territorio dell'elenco di tutti coloro che hanno fatto istanza per l'acquisizione di un solo cimiteriale. Abbiamo fatto qualche mese fa l'ampliamento del cimitero, circa 135 lotti. Oggi è stata approvata da parte dell'ufficio l'elenco, sembra che sono, guardiamo bene, non vorrei, sono 76 richiedenti, saranno, ci sono ancora tanti soli disponibili, ad oggi in giacenza non c'è nessuno che ha fatto istanze, non è nell'elenco. L'elenco è rigidamente in ordine di protocollo e così sarà evaso fino all'esaurimento dei lotti. Altra cosa diversa è i lotti che sono stati segnati negli anni precedenti e che sono ad oggi identificati. Qua ci sarà un giro di vite e con la acquisizione e la rimessa a disposizione di questi lotti non ancora edificati. Un grazie al tutto il personale, soprattutto alla signora Giovanna Romeo per il prezioso lavoro che sta facendo sui cimiteri. Passiamo alla terza comunicazione, il mercato. Il mercato settimanale, lo sapete, è stato chiuso da me con un'ordinanza sindacale, non potevamo fare diversamente, vista la relazione del comando di polizia locale che ci obbligava quasi tra virgolette a chiudere, visto tutta una serie di illegalità che ormai erano perpetrate da anni nel nostro mercato comunale, perché nulla è cambiato rispetto a 5-6 anni fa, quindi si è inteso chiudere per andare a normare. Ho incontrato più volte
i vari mercatali, abbiamo fatto anche in passato delle riunioni, abbiamo un appuntamento domani, siete tutti invitati, vuole venire, noi in questa sede alle 17 incontreremo le varie associazioni da Confcommercio a FIBA eccetera, per concordare e andare a stabilire quello che è il bando per l'assegnazione dei nuovi posti, perché molte licenze, quasi tutte, salvo alcune, sono scadute e c'è una morosità galoppante. Su questo io ho detto che sono inflessibile. Noi abbiamo, avevamo a circa 20 giorni fa, prima della chiusura del mercato, su 90 postazioni date, vi chiedo scusa se mi siedo, non riesco purtroppo a stare in piedi, problemi personali, dicevo, su 90 concessioni solamente 7 erano in regola con il pagamento dei tributi. Per il solo di maggiore consistenza, il pagamento settimanale, questo giusto che ce lo diciamo, è meno di 15 euro a settimana. Ci ritroviamo soggetti che hanno una morosità che tocca quasi 7.000 euro, 6.000 euro. Abbiamo stamattina fatto la conta un po' delle varie morosità, abbiamo circa un 33% che supera i 3.000 euro, quindi facciamo un conto a 12,50 euro, facciamo la prima settimana per andare a accumulare un credito nei confronti dei comuni, un debito personale di 7.000 euro, 6.000, 6.000 o 5.000, capite che il soggetto non ha pagato forse mai. Noi chiediamo normare, regolarizzare e fare un mercato dove la legalità sia pane quotidiano, anche se non è qualcosa che si vende. Io ringrazio i mercatali perché ho detto a loro in questa sede, non mi vergogno, che sono uno di loro. Provengo da una famiglia di contadini, per me è un motivo d'orgoglio e quindi so come loro e quanti sono i sacrifici che si fanno dietro questa attività. Ad oggi con piacere dico che una buona parte di loro sono venuti e hanno dimostrato con i fatti che rivolgono del mercato e chiedono a ragione che questo mercato possa essere riaperto. E dico che 22 ad oggi, alle ore 11 di oggi, del 9-2, 22 hanno debito zero, quindi c'è questa volontà. 13 non hanno più debiti per il 2014 a riposo, quindi c'è questa volontà di... Abbiamo incassato rispetto 30.000 euro in queste due settimane, pari al 14,97 del debito che era maturato. Poi queste cifre possono essere, diciamo, sono sicuramente perfettibili, prendiamole con le pinze, qualche numerino, qualche percento magari di qualcuno può essere sfuggito in più e in meno, però noi riapriamo il mercato e vogliamo che sia un mercato dove, ancora prima che si inizi a vendere, sia ognuno di loro sia in regola con il pagamento e naturalmente noi ci siamo impegnati, lo faremo, a ripristinare l'igiene che non c'era e dare un maggiore decoro. Quindi l'idea nostra è quella di condividere con la maggior parte di loro, per noi la pure che possa essere la totalità, il bando che verrà pubblicato. Se abbiamo già ricevuto vari apprezzamenti da Confcommercio e da altre associazioni, e colgo l'occasione di scusarmi con l'amico, il signor Bruno Quattrone, il tuo amico, perché ha veramente inteso spendersi personalmente e per la categoria che rappresenta assieme a Vincenzo Andinoro e alla dottoressa Marisa Lamucara, per far sì che tutti assieme possiamo far sì che questa illegalità possa cessare e possa essere riavviato velocemente il mercato. Io mi scuso con loro perché dicono che con spirito di sacrificio stanno cercando di salvaguardare le condizioni di sopravvivenza del mercato, facendosi anche portavoce delle giuste richieste dell'amministrazione comunale, quindi giuste richieste
nessuna protesta per la chiusura, però dicono, riteniamo che i toni da utilizzare, soprattutto nell'ambito del dialogo istituzionale, debbano essere sempre portati alla massima correttezza ed educazione, è quello che abbiamo sempre predicato. Però purtroppo, e io faccio ammenda e chiedo scusa io, in una circostanza si è verificato un comportamento inappropriato, ingiustificabile, così scrivono, di un nostro rappresentante comunale non consono alle funzioni svolte. Quindi chiedo io scusa a tutte le categorie e a tutti i commercianti se qualcosa non è andata per il verso giusto, se qualche dipendente si è posto in maniera sicuramente inappropriata. Io ho chiesto alla segretaria comunale di verificare questa e tante altre cose che sono successe. Naturalmente questo non passerà, come si può dire, in cavalleria. Quindi l'appuntamento è per domani, stiamo provvedendo all'acquisto dei bagni chimici, abbiamo ricevuto le rassicurazioni che posso dire quasi con serenità che nel giro di poco, spero già da mercoledì, il mercato possa essere riaperto. Passiamo a un'altra comunicazione, è quella delle scuole. Le scuole, io settimana ho ricevuto la protesta, qualche settimana fa ho ricevuto la protesta di un genitore e ho scritto al garante per l'infanzia, il dottor Antonio Marziale, con il quale siamo riusciti, veramente solo merito del dottor Marziale, a risolvere la problematica posta in essere, che ricordava un nostro ragazzo che si voleva trasferire da una scuola di merito a un'altra scuola e diciamo non otteneva questo trasferimento. Quindi io ancora non ho risposto e di oggi la nota che mi chiede di avere riscontro se la problematica è stata risolta, lo annuncio, è stata risolta e lo ringrazio pubblicamente per l'immediato riscontro alla mia missiva. L'altra problematica è quanto riguarda le scuole. Per quanto riguarda le scuole, noi abbiamo ricevuto, e di questo onestamente dico un grosso disagio, una richiesta per il progetto alternanza scuola-lavoro da parte del dirigente scolastico dottor Domenico Zavecchieri. Abbiamo dato la nostra disponibilità a fare una convenzione. Dopo qualche giorno ci siamo visti recapitare in una convenzione già confezionata, sottoscritta per essere controfirmata. Ho inteso rispondere che le convenzioni si condividono, si discutono e poi assieme si sottoscrivono e l'ho invitato a venire dandogli la disponibilità di discutere e tenere come buona base di partenza quella convenzione, ma naturalmente a scatola chiusa noi non accettiamo nulla. Ci è arrivata una terza missiva dove dice, facendo seguito alla nota di codesto ufficio di pari oggetto, ringraziandola per la disponibilità manifestata, si comunica che il programmato progetto di alternanza scuola-lavoro tra questa istituzione scolastica e codesto ente locale, per gli impegni precedentemente assunti in altre attività similari con l'Università Mediterranea dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, sarà in seguito eventualmente rimodulato unitamente alla signoria d'oro. Le signore vostre, io lascio a voi ogni commento e ogni ulteriore valutazione su quanto, però ritengo che i nostri ragazzi, i ragazzi della nostra area, debbano e hanno il diritto di fare alternanza, progetto di alternanza scuola-lavoro in questo comune, come lo stanno facendo i ragazzi del liceo di Cova Marina e del giovane di Cova Marina, a cui va il plauso per quello che stanno facendo e il mio personale apprezzamento e ringraziamento al direttore di quella scuola. Altra cosa è quella delle proteste che stiamo ricevendo in questi giorni, delle polemiche. Sapete che io ho avuto difficoltà come massima autorità di protezione civile, come massima autorità di governo del comune di Merito, a entrare a scuola nel periodo critico, quei giorni di neve. Accompagnato, abbiamo inteso fare un giro ricognitivo con i nostri operai, quando al terzo tentativo, nella seconda scuola,
non gli è stato impedito l'ingresso, mi sono recato personalmente, dopo aver notiziato di questo il comando stazione dei Carabinieri, la stazione dei Carabinieri presso la scuola Rugo, anche là ci è stato impedito l'ingresso e naturalmente non vi dico la sofferenza, la difficoltà e la vergogna che ho provato come genitore prima e come sindaco dopo, come sindaco prima e come genitore dopo. Di questo ho scritto a chi dovevo scrivere, però non troviamo soluzione per quanto riguarda il climatizzatore della Marina. Il climatizzatore della Marina, c'è una partita su cui c'è un palleggiamento. Noi abbiamo un certificato di regolare esecuzione dei lavori e di lavori. Il RUP e la dottoressa Concettina Sinicopi, l'ufficio tecnico scrive che i climatizzatori dopo il regolare e il certificato di regolare esecuzione con fine lavoro, i climatizzatori non funzionano e devono essere ripristinati a cura della ditta che ha riparato i lavori. Non devono pagare come stanno pagando, e di questo me ne scuso personalmente con i ragazzini, sento figli miei, figli di tutti, di ognuno di noi, per il disagio che stanno vivendo. Ho scritto personalmente chiedendo un intervento del mio regionale. Stiamo aspettando, dopo la riunione del 9, mi sembra che era, del 9 gennaio, una riunione del 9 gennaio presso la stanza del sindaco, stiamo aspettando di essere convocati per trovare una soluzione per questo disagio e per poter velocemente chiudere questa incresciosa partita sulla scuola della Marina, su cui abbiamo detto molto, ma forse abbiamo fatto poco o nulla. La mia intenzione è fare anche su questo un'assemblea che sarà comunicato a breve, e con le scuole abbiamo chiuse, ho chiuso. La prossima, scusatemi un attimo, nella confusione delle carte ho perso la scaletta, l'altra comunicazione che volevo dare è quella, se mi ha trovato la scaletta, c'era la scaletta, un attimino, solo un secondo, chiedo perdono, sì, eccola qua. Allora, con le scuole, allora, stiamo preparando, io ho sempre detto e continuo a predicare che sin dal nostro insediamento abbiamo chiesto un'inversione di rotta, un'inversione di marcia. Tra qualche, nel prossimo consiglio, porteremo il regolamento per la gestione dei mezzi comunali con il foglio di marcia e sarà approvato un regolamento per quanto riguarda la flessibilità nell'entrata al lavoro e con il piano fede, perché qualcosa non sta funzionando nonostante le direttive partite dal segretario. Io non posso naturalmente non dire niente sull'alluvione, l'ultima alluvione, che ci ha impegnati in maniera veramente massiccia, in maniera veramente pesante, perché ci siamo fatti carico anche dei due interventi nella Fiumara, nelle Fiumare Tabacco e nella Fiumara Duccio, cosa che avrebbe dovuto fare la provincia. Oggi è stato con noi dal primo pomeriggio il dottore Tanzi e abbiamo avuto anche e abbiamo in atto il grosso problema, il più grosso problema della discarica, ex discarica. In località Bianca c'è una grossissima frana, è stata riportata addirittura a quanto è successo a Casignana, la cosa ci preoccupa parecchio. Abbiamo il conforto, io ringrazio per la tempestività tutta la prefettura della Reggio Calabria con il nostro referente, il mio referente, la dottoressa Surace, che H24 in qualsiasi momento ci dà il conforto, perché non è facile. Voi avete visto il lunedì mattina come sono galoppate in maniera distorta le notizie, addirittura lei girava la notizia, c'è stato su Anza, su Sky, su Canale 5, guardate 11 famiglie, quando io ancora non avevo firmato nulla, sono dovuto ricorrere al comune per fare un
comunicato stampa di correzione di smentita, perché avevo dato disposizione per evacuare soltanto le tre famiglie nella Fumaratuccio come atto dovuto in maniera cautelativa preventiva. C'è stato il prefetto, che ringrazio, non mi stanco mai di ringraziarlo per la praticità, per la disponibilità, anche se qualcuno può pensare non è, è perché è un atto sentito, non solo doveroso. Qualsiasi cosa la prefettura ci sta, la sentiamo, diciamo, molto vicina, così come abbiamo avuto il conforto del dottore Tanzi come massima istituzione della protezione civile, perché i danni nella discarica sono urgenti. Io come ingegnere non mi sento di quantificarli, non riesco a capire, anche se il tipo di intervento che bisogna fare come intervento risolutivo, perché c'è una frana che si estende da circa 300 metri lineari con una faglia di un metro di media, quindi c'è tutto un movimento. Il dottore Tanzi ha dato qualche indicazione, c'era con me l'assessore Bruni, che così ha intuito, ieri io avevo azzeccato nel confronto sereno con l'architetto Romeo e l'ingegnere Romano, che sono stati con noi, abbiamo fatto l'unità 9 per quanto riguarda la protezione civile, con a capo l'architetto Romeo, che ringrazio anche per le difficoltà familiari che ha, quindi ho chiesto di essere presente quanto più possibile in questi giorni, di non assentarsi ove possibile, e lo ringrazio per quello che sta facendo, come ringrazio tutto il mondo della protezione civile, la nostra squadra, dico la mia squadra, la nostra squadra, che veramente porta e fa onore a merito, così come ci fanno onore i ragazzi della Misericordia, che sono stati molto vicino a noi in questi momenti delicati, in questi momenti in cui, vi dico, c'è tanta confusione, c'è anche magari tanta paura, tanta fretta di fare bene, di non sbagliare, quindi si rincorrono e si accavallano le telefonate, le chiamate, eccetera. Abbiamo avuto parecchie difficoltà perché quando vedete si va a notificare, e ringrazio il Vigili Urbani, uno sgombero a famiglie con ragazzini, gente di 90 anni, non è facile. Non è una scelta che lascia il sindaco sereno, una scelta che non è dettata dal cuore, è dettata dalla ragione, è dettata dalla voglia di garantire la sicurezza, dalla voglia di prevenire, dalla voglia di evitare. Perché se guardiamo quello che è successo nella nostra Italia, su allora tutti quanti dobbiamo riflettere su quello che magari prima si poteva fare e non si è fatto. E io dico che tanto bisogna fare. Però qua vi invito a sentire ogni angolo della nostra merito, del nostro territorio, un angolo del proprio cuore, della propria persona. Cerchiamo di avere cura, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile fare, tutto quello che possiamo fare facciamolo, perché prevenire è meglio che curare. Ce lo hanno insegnati i nostri nonni, lo ripetiamo noi ai nostri figli, ai nostri nipoti, però facciamolo. Io in prefettura, sabato mattina e concludo, ho detto, avevamo annunciato il crollo del muro, è scritto nelle nostre relazioni un mese prima, il crollo del muro nel tratto Brunella-Lacco, è scritto nella relazione fatta a firma congiunta, ma non perché sono gente che ha la sfera di restarlo, perché era facile fotografare una situazione di pericolo, di crollo di quel muro. Oggi, io l'ho detto prima che il muro crollasse, forse con 10-15 mila euro si interviene, domani quell'intervento costerà
alla collettività, costa a me, costa a tutti noi, ai nostri figli, ai nostri nonni, oltre 100.000 euro e se bastano. Quindi, e concludo, io ho detto in prefettura che a volte rincorriamo mettendo pezze, però forse queste pezze sono peggio del buco che c'è. Non mi vergogno di dirlo, ho chiesto aiuto, ho chiesto una maggiore collaborazione che ho avuto e per questo ringrazio nuovamente, concludo, tutto il mondo della prefettura, tutto il mondo della protezione civile e delle associazioni che sono sempre presenti nel territorio, che lavorano ininterrottamente e ringrazio, l'ultimo ringraziamento, consentitemelo, al dottore Danzi, che nonostante tutte le difficoltà, le centinaia di chiamate che ha giornalmente, ogni qualvolta io l'ho chiamato, se non ha risposto entro un quarto d'ora, mezz'ora di chiamata. Grazie Presidente, grazie a voi, scusatemi se ho divagato un pochettino, però queste erano comunicazioni che andavano fatte. Grazie. Sì, l'ultima cosa, vi chiedo scusa Presidente, consigliere Minniti, con la prefettura, con il maresciallo Corso e con quanti erano presenti, con il nostro supporto della nostra protezione civile, praticamente stiamo per fare un'ordinanza dove verrà inibita qualsiasi tipo di attività agropastorale nel tratto di bacino sotteso il punto di fuoriuscita del percolato della discarica fino al livello del mare. E, vabbè, lo sarà delimitato il tutto, quindi da questo momento, anche se ancora non vige l'ordinanza, vi prego, c'è un'invita a qualsiasi attività nella zona adiacente alla discarica e nel vallone, fino al vallone che va a far male, in via cautelativa, perché fino a quando facciamo le analisi possiamo delimitare bene, questa è l'ordinanza che dobbiamo fare. Grazie. Grazie Presidente. Buonasera a tutti, vorrei fare un complimento, dopo averlo fatto personalmente anch'io, e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario. Certo lei saprà che per la quarto segretario, in meno di un anno e mezzo, quindi mi permetto, oltre ai miei auguri di buon lavoro, di augurarmi anche buona fortuna. Quello che posso dire, se si accorge che posso dire aggiungere qualcosa, è che forse l'unico suggerimento che posso dare e raccomandare di rispondere al telefono soprattutto al sindaco, che poi non lo so su questo vedete. E quindi ricordare, così come abbiamo fatto in occasione delle precedenti convenzioni per i segretari, è il ruolo centrale appunto della segreteria, anche perché in particolare in un comune movimento dove la segreteria assume un ruolo anche di responsabilità per ciò che riguarda la trasparenza e l'anticorruzione, forse un segretario è anche poco per l'amore di lavoro che si trova. Quindi le rinnovo gli auguri di buon lavoro. Per quanto riguarda gli argomenti trattati dal sindaco, io mi soffermerò soltanto su due aspetti. Il primo è la chiusura del mercato settimanale. Il sindaco ha detto di essere, diciamo, sostanzialmente stato costretto a chiuderlo a seguito di una relazione del comandante della polizia locale, il dottor Ragnà. Io, insieme alla consigliera Ira, abbiamo ritenuto di chiedere la copia di queste relazioni e abbiamo potuto osservare come queste relazioni partano non da oggi ma addirittura da giugno del 2015, quindi a pochi giorni dall'insediamento della nuova amministrazione. Ci sono diversi solleciti, alcuni anche già a luglio, settembre, novembre e così via, e quindi quello che vi chiedo è perché si è arrivata una decisione di questo genere dopo 20 mesi, se le relazioni sostanzialmente ripartono, le relazioni successive ripartono quello che era stato già detto a giugno 2015, quindi parliamo di circa 20 mesi fa, ma soprattutto cosa è stato fatto per scongiurare la chiusura del mercato settimanale in questi 20 mesi, perché è chiaro che la chiusura del mercato settimanale porta notevoli danni sì agli operatori del mercato, ma in generale alla piccola economia melitese che nella giornata del mercoledì vede comunque riversarsi tra le strade tanti cittadini anche di paesi vicini, e quindi comunque sta arrivando da tutta la comunità il nostro mood, perché probabilmente poco si sia fatto proprio in questi 20 mesi.
Poi per quanto riguarda le scuole, il sindaco ha toccato tra le altre questioni anche la situazione dei climatizzatori della scuola del presso della Marina. E abbiamo appreso ora in questo momento che il problema sta nello stabilire se la riparazione dei condizionatori è a carico della ditta che ha fatto i lavori, non del comune, e quindi una disputa su questo aspetto. Io ritengo che sia dovere da parte di questa amministrazione, da parte del sindaco, intanto procedere alla riparazione dei condizionatori, perché è vero che ci sente padre, ci sente genitori, ci sente docenti, direttori, sindaci, prefetti, però alla fine ci stanno i bambini. Quindi io, prima di andare a stabilire di chi è poi la competenza, di chi saranno i costi, di a chi saranno derivati i costi, io direi di intervenire, perché appunto lì ci sono i nostri bambini e non è giusto che per dispute di questo genere siano loro che devono fare le spese. Ripeto, se ci saranno le condizioni, comunque dovesse affrontare una spesa che poi non era a carico loro, ci sono tutti i termini, abbiamo un ufficio legale efficiente e competente, per cui poi i costi verranno identificati. Ma a distanza di due mesi dal primo evento, diciamo, illuminato, dai primi freddi, parlo di novembre dell'anno scorso, ad oggi sono trascorsi tre mesi e i condizionatori continuano a non funzionare, mentre c'è la risulta per capire di chi è la competenza. Ritengo che sia inaccettabile e che sia dovere del sindaco, e io vi dico per lui, per quanto riguarda le relative competenze, intervenire al più presto per riparare i condizionatori. Non ha, e quindi su questo mi auguro e mi aspetto che ci sia una decisione, perché non è più tollerabile, visto che il freddo continua a persistere, una situazione di questo genere. Non ha fatto cenno invece il sindaco alla questione dello Scuolabus, per la quale mi risulta che invece al pari dei condizionatori ci sono state diverse proteste da parte dei genitori. Il servizio risulta sospeso, comunque limitato soltanto ad una commercio, e non si hanno notizie se questo proseguirà, quando riprenderà, come riprenderà, e se le figure preposte appunto alla conduzione dell'autobus e gli ausiliari che dovrebbero accompagnare i bambini sono attualmente abilitati, insomma, a erogare questo servizio. Quindi sostanzialmente, rispetto alle comunicazioni del sindaco, mi sento di chiedere ulteriori informazioni rispetto al mercato coperto e alla situazione delle scuole. Grazie. Sì, grazie. Segretario, chiedo dare conferma se lei non ha risposto a me almeno una ventina di volte. Io ho fatto 50 volte con lei quando si è chiamato, quindi il sindaco, consigliere Minni, non si sa. Non è per mano sul sindaco. Una cosa però è certa, questo pericolo con lei non lo porto, perché lei non chiama me e io non chiamo lei. Quindi questo giudizio sulla permanosità del sindaco lei non lo può avere se non per via della veste. Per via dirette, grazie a Dio, questo problema non lo porto e non lo porto il sindaco, grazie a Dio. Per quanto riguarda il mercato, a lei sfugge una cosa, eppure, visto che siete, come dice l'assessore Di Pietro, sui giornali, più di quanto lo siete con la pubblicità dello suo soffare, un poltrone soffare, sfugge che a Bolzanina c'è stata una mezza protesta. Qua le categorie con 57 mercatari sono venuti e hanno dato un apprezzamento per l'operato di questa amministrazione, l'hanno ringraziata pubblicamente, tutti quanti vengono in punta di piedi, anche se qualcuno di noi, o quando dico noi, della macchina amministrativa non politica, si è, diciamo, in maniera del tutto inadeguata, inappropriata, secondo uno di noi, rispondere delle proprie azioni. Io naturalmente chiedo scusa, perché quando un mio dipendente sbaglia, io ho gli elementi per dire, perché non è uno, ma so è più di uno, che ha sbagliato, chiedo scusa, non posso fare diversamente. Poi gli atti politici, visto che è tanto bravo per dire tante cose, però le voglio chiedere magari se lei sulla scuola Marina sa quant'era l'iniziale stanziamento, se lei sa che la direttrice è venuta a inizio gennaio e dice che nel breve tempo invitava il sindaco a convocare l'impresa
e il direttore dei lavori, ma il CUP, il sindaco, non ha avuto alcun rapporto con l'impresa e il direttore dei lavori. Non può chiedere, non va a chiedere a cortesie con chi non ha alcun rapporto. Ritengo che quello che doveva fare l'ha fatto, stia tranquillo che non si fermerà al MIUR regionale, perché stia tranquillo che forse è stato fatto anche qualche altro atto, chi ha sbagliato pagherà, in questo momento non c'erano le condizioni, quando ci saranno le condizioni per ripristinare quei condizionatori lo faremo, dobbiamo fare tutte le verifiche, chiaramente non le vogliamo fare in maniera unilaterale, però stia tranquillo. Già abbiamo dato dei termini e una volta decorsi i termini ci muoveremo per come ci dobbiamo e per come sappiamo fare. Per quanto riguarda lo Scuolabus, questione di un giorno o due, ormai siamo alla soluzione. Naturalmente anche qua ci sono delle responsabilità e ogni cosa che non va naturalmente va in capo al sindaco e è giusto che sia così. Ma se guardiamo gli atti, il sindaco e la maggioranza hanno poco da rimproverarsi. Dice, ma come fai a dire questo se poi c'è solo lo Scuolabus? Ma quanti Scuolabus ci sono stati negli anni scorsi? Perché forse questo qualcuno l'ha dimenticato in fretta. Quello che non c'era e c'è stato con noi, forse ormai è diventato un'abitudine e nel momento in cui manca per qualche giorno poi Dio ce ne stampa il libro per quello che deve succedere. È facile parlare, io l'ho detto e l'ho detto in tavoli, diciamo, al pari, con pari dignità di questo Consiglio Comunale, la pratica e la teoria è una cosa, la pratica è ben altra. Ora, e ve lo dico con molta tranquillità, assessore Crea, l'abbiamo risolto grazie, diciamo, al lavoro di squadra. Noi abbiamo, per fare una determinata pratica, ci siamo rivolti a 52 soggetti e li abbiamo elencati e li abbiamo trasmessi tutti e 52, e dico che forse qualcuno di questi aveva anche qualche obbligo per la materia trattata. Io mi chiedo scusa perché forse più di uno non riuscirà a capire di che cosa sto parlando, ma è una pratica molto riservata. 52 soggetti rispondono picche. Io l'ho chiesto il conto e abbiamo trovato una soluzione diversa, non quella indicata. Quindi pratica e teoria, perché scrivere, ed è qua a breve, le faccio vedere, quando si scrivono sui giornali e poi non sono vere, sono cose di cui uno si deve semplicemente vergognare. Da qui a breve le vedremo, ma siamo anche grazie. Presidente, io vorrei solo venisse verbalizzato, si vede che insieme a una risposta alla richiesta di cosa è stato fatto in questi 20 mesi per evitare e scongiurare la chiusura del mercato settimanale. Sì, sono state fatte tre riunioni con le associazioni, ci sono i verbalini fatti di richiesta di un mese di tempo, di due mesi di tempo, di tre mesi di tempo, è stato. Allora oggi abbiamo, è un dato di fatto, sono stato il primo sindaco forse a chiudere il mercato. Mi chiedo come mai non è stato, perché le condizioni che ci sono oggi ha perfettamente ragione, c'erano 2 anni fa, c'erano 4 anni fa, c'erano 8 anni fa, oggi c'è il sindaco Meduti, 3 anni fa c'erano i commissari, qualche anno ancora dietro c'era il precedente sindaco, poi quello ancora. Ma non mi sembra che le condizioni, questo lo dice la relazione di Vigili, perdura nel tempo. Un fatto aggiuntivo c'è, che nel febbraio 2016 che non veniva fatta più la spunta da parte del personale del comune di Veneto Porto Salvo. Forse magari la spunta, consigliere Uniti, che questo è un altro addebito che lei vuole fare al sindaco, non è riuscito, può dire non è riuscito a fare la spunta, ma non lo devo fare io. Io ci ho provato. Perdiamo, magari qualcuno dirà, è un danno erariale,
con la spunta che abbiamo 500, 480, 520, 560, 420, 310, dipende dall'orario in cui si andava, per fare la spunta non veniva fatta più da febbraio, non da 20 mesi. Quindi l'abbiamo, io onestamente non sono contento per aver chiuso, per aver avuto questo primato, perché non è una cosa positiva che si è fatta, ma è un male necessario per portare quella legalità che non c'è, quella legalità, quella, o meglio, per combattere quell'illegalità diffusa, che non c'è solo sul mercato, c'è sui tributi, c'è sull'acqua, c'è tanto da lavorare, c'è dentro gli uffici. Allora bisogna, abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, allora nel taglioletto. Allora a volte anziché fare la cura bisogna fare l'intervento. Io mi sono sentito di fare così, prima di farlo ho avuto il conforto della mia maggioranza. Se lei ritiene che doveva essere fatto diversamente, sicuramente non abbiamo avuto il confronto, ma non sarò mai io a venire a cercarla. Quando lei verrà a cercarmi, o quando lei o il rappresentante delegato in arte, la consigliera Iaria, dopo le riunioni, come fanno gli altri capigruppo con la porta aperta, entra, saluta, magari anche se non chiede qualcosa gli verrà detto. Grazie consigliere Mini. Approvazione del vari sedute precedenti. Ci sono interventi di a questo punto? Sì, Presidente, posso? Grazie. Vorrei solo far notare che nella lettera numero 121, laddove abbiamo dato l'atto di indirizzo per la disponibilità del suolo da destinare alla riserva dei carabinieri, probabilmente per un refuso, è saltata una parte introduttiva che poi effettivamente era presente nella bozza, è stata letta dal sindaco e poi nella versione definitiva è saltata, rendendo quindi fuori contesto il successivo mio intervento. Mi spiego meglio cosa mi riferisco. Nella bozza definitiva che è stata consegnata agli atti, che poi il sindaco ha regolarmente letto, si esponeva che la richiesta di individuazione di questo suolo per l'eventuale costruzione della caserma dei carabinieri era stata inoltrata al sindaco per il rinvio. Successivamente io dicevo che riportava verbale e poi il consigliere Mini diceva che ci si trova di fronte a una proposta di deliberazione per la quale la richiesta è stata fatta per chi è breve, chi appare discutibile anche perché non sono indicate le caratteristiche. Allora questo mio intervento risulta decontestualizzato perché mi ha mancato la frase iniziale che era stata risposta in bozza, letta dal sindaco, ma poi nella versione definitiva è scomparsa. Quindi vorrei vorrei che venisse messo a verbale, almeno nell'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, questa osservazione, che naturalmente per questo motivo devo annunciare il mio contrario all'approvazione. Infatti il verbale precedente è ormai iniziato la nostra cosa. Non so, segretario, se ne è chiaro. Quindi nella parte di un intervento che risulta decontestualizzato in quanto manca l'introduzione del sindaco che spiegava che la richiesta era per conto degli ebrei. Quindi io parlo di una richiesta individuale perché per conto degli ebrei, ma non essendoci la parte precedente che il sindaco ha letto, il mio risulta
la parte introduttiva letta dal sindaco in una fase di consiglio comunale non viene riportata. Sì, risulta decontestualizzato perché la parte introduttiva del sindaco non viene riportata nello specifico laddove indicava che la richiesta era presentata per il decreto. Si trattava di una richiesta formulata per il decreto. Grazie Presidente. Possiamo passare quindi alla votazione. Vota a favore di questa delibera. Chi vota contro? Uno. Possiamo passare al prossimo punto. Interrogheremo il consigliere che è veramente l'oggetto. Decreto mille proroghe, articolo 10,6 bis. Ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta di beni di proprietà dello Stato, come definito nell'articolo 56 bis del decreto legge 69 del 2013 sul federalismo comunale. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. L'interrogazione che abbiamo presentato il 21 dicembre 2016 ha per oggetto il decreto mille proroghe, come ha detto il Presidente, in particolare l'articolo 10,6 bis, che prevede la riapertura dei termini per la richiesta di beni di proprietà dello Stato, così come definito nell'articolo 56 bis del decreto legislativo 69 del 2013 sul federalismo fiscale. Premesso che il decreto mille proroghe ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta di beni di proprietà dello Stato, e premesso ancora che le amministrazioni locali fino al termine del 31 dicembre 2016 avrebbero potuto, avrebbero potuto a questo punto presentare domanda di trasferimento di beni presenti sul proprio territorio da valorizzare con progetti di recupero in linea con i programmi di rigenerazione urbana e con le esigenze dei cittadini, visto il portale denominato Open Demand disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia del Demanio, dal quale si possono facilmente estrarre l'elenco dei beni ubicati nel nostro comune e dettagliati come segue. Cioè elenco delle aree del patrimonio immobiliare dello Stato in gestione dell'Agenzia del Demanio sull'intero territorio nazionale, aggiornata al 31/12/2015, abbiamo riportato lo straccio dell'allegato 1, e l'elenco dei fabbricati del patrimonio immobiliare dello Stato in gestione dell'Agenzia del Demanio sull'intero territorio nazionale, anch'esso aggiornato al 31/12/2015, e riportato anche questo nell'allegato 2, e vista la determinazione iniziale del settore lavori pubblici qualità urbana ambientale 149, avendo all'oggetto affidamento del carico professionale per i rilievi strumentali e posizionamento dell'area delineata occupata dal rinnovare dei mille, i sottoscritti consiglieri comunali, firmatari della presenza, in assenza di iniziative in tal senso da parte dell'amministrazione e vista l'imminente scadenza, ricordo che la interrogazione era stata presentata il 21 dicembre 2016, interrogano il sindaco per sapere quali decisioni sono state assunte in merito al bando in oggetto e perché lo stesso sindaco non ha ritenuto questa maggioranza non hanno ritenuto di coinvolgere l'intero consiglio comunale su un argomento di così rilevante interesse per la collettività e di fondamentale importanza per la corretta e proficua programmazione del futuro sviluppo del nostro territorio. Sì, il Presidente risponderà l'assessore De Pietro, l'assessore del patrimonio. Io per un chiarimento, qui ce l'abbiamo, per un chiarimento, lei dice bene fatto l'allegato 2 firmato, io prima della risposta gradirei come tecnico e come sindaco avere un chiarimento da lei, consigliere, da tecnico a tecnico, lei ha verificato l'elenco dei beni di cui ha l'allegato 2 personalmente, prima di aver di sottoscriverlo l'ha verificato, quindi mi dà conferma di questo. Questo è quello, le confermo, le sto chiedendo un'altra cosa. Lei ha verificato i beni in elenco? Verificato che cosa intende? Sono andato a cercare. Sto dicendo, lei ha sottoscritto un elenco dove c'è e ci sono dei beni indicati con codice compendio, codice bene, superficie, via e indirizzo. Si è accertato che questi beni, che ha sottoscritto un altro, che questi beni sono ancora come patrimonio del demanio? L'ha verificato, ha sottoscritto. Quando ha finito che cosa? Perché dico che qualcuno di questi, onestà per onestà, questa, prima di sottoscrivere uno deve verificare, qualcuno di questi beni non è del demanio. E chi
se lei va a guardare, basta fare una misura su Stilton, no? Non deve pagare. Poi io ho finito. Posso, Presidente, l'assessore Piero deve rispondere? Allora la mia risposta è molto breve. Allora, le confermo, può essere messo per intero a verbale, che l'estrazione dei dati riportati dagli allegati sono stati fatti da me personalmente, sono stati riportati esattamente tutti i beni dati dall'allegato, così come estratti dal sito Open Demanio, e qualora avesse ancora qualche dubbio, possiamo andare in qualsiasi momento a rifare insieme con il mio verificato. Quindi io ho estratto il dato dal sito Open Demanio. C'è anche scritto, se non sbaglio, da qualche parte. Consigliere, io mi ho fatto una domanda, se lei ha verificato. Cosa intende per verificare? Io sto dicendo che io non vado a verificare casa per casa chi c'è, cosa c'è, cosa non c'è. Io vado sul sito Open Demand, mi connetto, cerco il comune elenco di Porto Salvo, vengono riportati due distinti elenchi, uno per le aree, uno per i fabbricati. L'ho fatto personalmente, quando vuole lo può rifare anche lei, immagino l'abbia fatto, perché se parla di questi temi si l'ha fatto. Se è rileva di errori, è il suo compito comunitario di analisi dell'agenzia del demanio di errori. Io le posso garantire, e se lo sottoscritto significa che l'ho già fatto in qualche modo, che l'elenco estratto e legato all'interrogazione è quello che si può, alla data del 21 dicembre, si poteva estrarre dal sito Open Demanio. Anzi, invito chiunque, lo farò anche io ora, vedete, ci sono state le modifiche, ma a chiedere attestazione all'agenzia del demanio che al 21 di dicembre 2016 fosse questo elenco. Invece io faccio un'altra domanda a questo sindaco, perché questo, perché devi chiedere questa cosa? Dico ma lei ha qualche dubbio, perplessità su qualche Lo può comunicare, anzi lo mettiamo a verbale del Consiglio Comunale e con la delibera del Consiglio Comunale si dirà all'agenzia del demanio di correggere. Sindaco, se lei ha dubbio, è un'occasione unica che lei ha di mettere a verbale. Consigliere, mi dite quello che devo fare. Non posso farlo al di là del Consiglio. Ma perché mi ha chiesto allora questa scusa? Perché io ho contezza che lei non ha consultato, cioè ha strappato il precedente. Lei non può essere firmata a quell'elenco. Deve naturalmente fare qualche po' di sacrificio in più. Quando sottoscrive una parte, va a guardare l'elenco, senza dire vedi tutti, vedi un attimino quelli che dove il comune ha interesse, dove può, dove qualcosa è cambiato, perché l'elenco è del 2015. Lei ha fatto una mozione e mi taccio, ha fatto una mozione nel 2016, può darsi qualcosa in un anno, non cambia tanto, cambia in un giorno, più o meno in un anno. Quasi, sì. Scusa, lei mi dà la certezza di non aver neanche aperto il sito Open Demand. E le spiego perché. Tanto di non aver detto il decreto, perché il decreto che proroga riporta il link a cui collegarsi per fare questa estrazione. E io ho seguito esattamente quello che dice lì. Se sarebbe che non si era fatto un diretto. Dico, io l'ho fatto e le posso confermare che l'elenco è quello che sta con il sito Open Demand. Se c'è, se mi fa finire così, se no, vado sulle. Mi ha fatto la domanda che sto rispondendo, io gli sto dicendo che l'elenco è esattamente quello che si può estrarre, immagino ancora oggi, ma sicuramente per questo è per loro assoluta certezza si poteva estrarre, il 21 dicembre del 2016. Se poi lei ha contezza che ci sono dei datori sul sito, a parte dovrebbero comunicare, ma se mi fa questa domanda immagino che lei sia certo oggi, lo metta a verbale e prendiamo la delibera del Consiglio Comunale di oggi al sindaco dell'agenzia del demanio per prendere la correzione. Mi sembra che sia fuorviante, ma le assicuro che il sindaco non l'ho scelto io, ma lo indica direttamente il decreto. Si chiama Open Demand, applicazione che permette di estrarre tutti i dati. Anzi, ora che mi ha lanciato questa, questa provocazione, facciamo insieme, andiamo a cercare e vediamo cosa esce dal sito del demanio. Ripeto, quando vuole. Piuttosto, forse, se lei continua a chiedermi perché e per come, ci spieghi lei qual è il suo dubbio. Grazie. Visto che lei mi dice, presente solo un attimo, e lei mi dice se ho aperto il sito del demanio, io le dico che abbiamo fatto qualcosa di più, forse. Siamo stati più volte all'agenzia del demanio a Reggio per curare i dettagli delle richieste che abbiamo fatto prima ancora della sua interpellanza, consigliere Minini. Adesso le risponderei con l'assessore di Piero. Lei questa cosa non consiglio, questa l'aveva fatto l'assessore del fondo. Perché potevamo farlo, lo potevamo fare in piena autonomia e quindi poi
vista la grande collaborazione che date come minoranza, parlando della vostra minoranza, della minoranza ai lavori del Consiglio,